Direttore artistico di Fermamente, quinta edizione, dimensioni il tema, partiamo da questo titolo. Sì, dimensioni perché abbiamo vissuto un periodo legato al Covid-19 in cui c'è stato un impatto forte su quella che è la vita di ciascuno, sulle nostre abitudini, i comportamenti, le decisioni riguardo alla salute e al lavoro. Abbiamo sperimentato come una particella invisibile all'occhio, quindi microscopica, abbia messo in ginocchio un pianeta intero. Questo è un primo approccio, è stata una prima idea che ci ha fatto pensare a questo tema dimensioni. Poi, pensandolo in senso più lato, il tema dimensioni riguarda tutti gli ambiti della scienza e anche non della scienza, perché è un tema che ricorre nell'arte, ricorre nella letteratura, ricorre per esempio anche nella dimensione della comunicazione, nella relazionalità tra le persone. Quindi ci sembrava un tema che in questo periodo in particolare potesse dare una visione a 360 gradi su quelle che sono le varie dimensioni dell'uomo, della persona, legata ovviamente e partendo dalla scienza, ma anche in qualche modo proiettata verso quello che è la vita sociale, culturale e anche economica del paese. Una settimana in cui Fermo si immergerà nei vari ambiti scientifici e della divulgazione soprattutto, quindi parliamo di importanti relatori in presenza e in digitale. Sì, esatto, diciamo che fondamentalmente Fermamente quest'anno si struttura in tre parti principali. La prima parte è quella relativa alle scuole e all'offerta scolastica che si svolgerà nelle mattine da martedì 19 a sabato 23 con delle attività dedicate sia di conferenza che di laboratorio su prenotazione. E la seconda parte, diciamo il secondo macro gruppo, è quello invece degli eventi per il pubblico che si svolgeranno sempre online e in streaming nei pomeriggi e nelle serate a partire dal 18 con l'evento inaugurale che vedrà ospite Furio Onzel con Daniele Gutier, ospiti Furio Onzel, Daniele Gutier e Andrea Bernagozzi, fino ad arrivare alla terza macro area che è quella del cosiddetto Festival in Presenza, che sarà sabato e domenica, sabato con un evento che andrà anche in live streaming, che è la premiazione del contest fotografico e di arti visive che abbiamo lanciato per il secondo anno consecutivo a Fermamente, e la domenica invece con un programma tutto dal vivo, tutto live, fruibile in città, che sarà, si costituirà di tre conferenze pomeridiane alle 16, alle 17 e alle 18 con la chiusura del professor Rezzolla, e anche con attività laboratoriali che saranno sparse intorno alla piazza del comune di Fermo. Del Festival della Scienza Fermamente sono anche dei giochi interattivi. Sì, allora quest'anno abbiamo proponiamo il giovedì mattina un format nuovo, innovativo, una sorta di science game sotto forma di quiz dedicato esclusivamente alle scuole di Fermo. È un primo tentativo, è un format che stiamo costruendo insieme a dei partner e lo sperimenteremo in anteprima nell'edizione di quest'anno. Poi parallelamente, anche parlando sempre di contest, abbiamo i due contest che artistico, di arti visive e fotografico sul tema dell'anno che è Dimensioni, che ha ottenuto una grande partecipazione. Abbiamo ricevuto all'incirca più di 200 opere da parte di artisti di tutta Italia e faremo la premiazione sabato pomeriggio in presenza qui a Fermo alla Sala dei Ritratti a partire dalle 18 con ospiti sia membri della giuria di qualità e sia un ospite a sorpresa che ci parlerà un po' del rapporto tra arte e scienza. Quindi ecco, queste sono le novità anche di questa edizione 2021. Imparando, giocando, si potrebbe dire, con Fermamente, per noi, però è un progetto serio questo, che sta raccogliendo i suoi frutti. Sì, diciamo che siamo arrivati al quinto anno e quindi 3 anni in presenza, 1 online, e questo che è un po' un ibrido sia in presenza che online. Beh, in questi anni tanti numeri importanti, 30.000 persone in presenza, oltre 40.000 contatti nel sito l'anno scorso nel database, circa 238 laboratori, conferenze con oltre 350 relatori arrivati dall'Italia e dall'estero, e anche quest'anno grandi numeri perché abbiamo già circa 2500 ragazzi prenotati con classi che arrivano da 7 diverse regioni italiane, quindi ecco, anche quest'anno
la volontà di far conoscere la scienza provando a farla in qualche modo, diventando protagonisti della scienza, paga un festival che dall'inizio ha voluto questo approccio, e un approccio che vive poi nella città, con la città, nelle diverse location della città stessa, quindi vivendo la cultura e la scienza insieme. Possiamo ricordare quali saranno i laboratori a cui si potrà accedere? Allora sì, diciamo che i laboratori per le scuole sono tanti, in totale sono 54 tra laboratori, diciamo, per gli adulti, cioè pomeridiani e serali, e le attività invece scolastiche che sono la mattina, su prenotazione, quindi basta andare sul sito per vedere un po' le tante attività presenti. Ricordo soprattutto per il mondo degli adulti l'apertura il 18, lunedì 18 ottobre alle ore 18 appunto, con alcuni nomi importanti nazionali, tra cui Furio Onsel, e la chiusura che sarà appunto la domenica successiva in presenza, quindi la domenica 24 alle ore 18, con la presenza del professor Rezzolla, intervistato da Andrea Parlangeli, caporedattore di Focus. Con Alcidelli fermamente parte all'interno del progetto Fermo Learning City, quindi città dell'UNESCO dell'apprendimento. Quindi è un momento concreto che questo progetto prende piede. Sì, è anche una tradizione ormai della nostra città, arriviamo alla quinta edizione. L'anno scorso, nonostante le difficoltà, abbiamo scelto comunque di proporre questa modalità online. Quest'anno siamo a metà, un po' online, un po' in presenza. Ma insomma, due appuntamenti, due giornate importanti, il 23 e il 24 ottobre si svolgeranno in presenza. Per il resto il calendario è, come al solito, ricchissimo, variegato e di grandissima qualità. Sì, all'interno della Learning City, perché parliamo di città dell'apprendimento, e quindi anche all'interno di fermamente quello che viene proposto è un metodo, è un approccio, diciamo, che è nuovo e che ha dato già grandi risultati. È un festival che parla di scienza, è un festival che si apre al futuro, si apre alla crescita e allo sviluppo, quindi ovviamente è il corollario di quello che si sta cercando di portare avanti con il progetto della Fermo Città dell'Apprendimento. Insomma, la città si aprirà alla scienza nei suoi luoghi più caratteristici del centro storico. Ovviamente questa è un'altra cosa che ci piace tantissimo, abbiamo proprio utilizzato quelli che sono i luoghi più vivi, no? Più vissuti della città, che però a volte magari neanche noi stessi che ci abitiamo non conosciamo, e quindi l'abbiamo voluto creare questa fusione tra la storia, la cultura e la scienza, un po' per far capire proprio che la scienza è con noi, no? In mezzo a noi tutti i giorni.